titolo di oggi è Col futuro blocca, che non a caso è l'ultima parola chiave che è rimasta sul tavolo ieri. Local significa coniugare l'Italia con il globale. E questo appuntamento è proprio centrato, come anche l'altro con Pinuccio Sciorri, che sono due appuntamenti all'interno del palinsesto di Un'isola in rete, sul il suono del genus loci, cioè su come entrare in relazione sensoriale, culturale con le intelligenze dei luoghi. E io sostengo fortemente, ne sono fortemente convinto, forse anche perché c'è una mia origine sarda, quindi c'è una regione, ma non è quello, ve l'assicuro, è che la Sardegna rispetto al contesto italiano ed europeo, se non mediterraneo, è forse una delle realtà a maggior densità. In questa densità c'è quella cosa che a un certo punto abbiamo definito l'ancestrale, qualcosa che non è solo l'antico. Con Pinuccio Sciola l'altro giorno questa dimensione dell'ancestrale si è molto legata alla dimensione minerale, alla dimensione della pietra, che potremmo dire è una sorta di magnifica ossessione per Pinuccio. E dire che nella sua magnifica ossessione, diciamo, di poeta, di artista che percepisce, che guarda, che sente oltre le cose, c'è una buona lezione. Mi piace poter pensare che questo rapporto con la pietra, di cui ci ha parlato Pinuccio Sciola l'altro giorno, possa essere come una buona lezione per riscoprire qualcosa che nelle nostre civiltà metropolitane, in questi ultimi decenni, abbiamo perso completamente, quel senso naturale delle cose. Per tutto quanto questo, e qui risumiamo sull'appuntamento, su questo appuntamento, ci siamo, possiamo dire, sì, la specie, la dimensione umana, si è inventata la musica, nel senso che la musica è una delle poche condizioni che abbiamo per metterci in relazione con il senso naturale delle cose, da sempre. La musica, o meglio ancora, il suono, ancora prima della musica, è un modo per misurare lo spazio, l'elemento del richiamo, il principio dell'eco, la voce lanciata per cercare qualcun altro che ti ascolta, no. E qui penso nel poeta Nobis, l'imitazione del velare, il salto della notte, c'è un modo del cantare sardo e che è unico nel Mediterraneo e a forte paragoni nella popolazione mongola, rispetto proprio, no? E qua ci sarà una delle tra uno degli aspetti che vediamo peculiari di come questo canto a tenore è sardo, barbaricino in particolar modo, ma non solo, è una delle peculiarità di questo genus loci sardo che attraverso la musica prende forma. Quindi questa cosa del suono del genus loci non è il trattare solo degli aspetti sovrastrutturali alle arti, no, no, è una questione di sostanza. Talmente di sostanza che io sono convinto, ma ne abbiamo anche parlato in questi giorni in relazione con la Summer School e non solo, che questo approccio, questa nuova attenzione verso il senso naturale delle cose può salvare il paese, ci potrà rendere competitivi non solo nell'offerta turistica, perché questo paese o impara, veramente impara, e qui è un problema di competenza, tutti i giorni, vediamo anche oggi, mi sono arrabbiato con l'albergo, cioè è una questione di competenza, cioè c'è troppa poca intelligenza destinata, rivolta alla dimensione dell'accoglienza. E non è solo un problema di come accoglie a pranzo, a cena, e del senso naturale delle cose, il principio di sardità in questo territorio, è fondamentale, c'è una dimensione densa che va trasmessa. E qui aprirei con Francesco, no? Prima di parlare dell'enciclopedia musicale, dell'enciclopedia multimediale della musica sarda, che è un'operazione molto importante, vi fatelo girare così potete dare una chiara a farlo vedere, c'è un volume, quanti sono i volumi? Tutto 30? Sono 16 volumi con un allegato a 9 di qui, 9, 7 e 16. Ok, quindi è un'opera abbastanza 32 volumi. Allora, il genus loci sardo. Abbiamo conosciuto Pinuccio Sciola, che è una figura che sto a dire che rappresenta, più che rappresenta, incarna, perché Pinuccio Sciola
c'è una fisicità esplicita, c'è un'altra figura che secondo noi incarna questo genus locizzase, quasi agli antipodi di Pinuccio Sciola e di Maria Lara, se ne parlava con Carmelo Meazza, no? Rispetto alla condizione esplicita, no? Potente, fisica, e c'è una condizione eterea, e non a caso Maria Lai è conosciuta ben più perché la voce che introduce quello splendido disco di De André quando narra è una sua poesia quella delle nuvole, no? E Francesco, ti inviterei proprio come apertura, anche perché Maria Lai è scomparsa quest'anno e credo che possa essere considerata un nome, una nube, una nuvola Maria, no? Un nome tutelare di questa riflessione sul genus locus, cioè ci incontro pure poi ad ascoltare magari un frammento, quella sì, una poesia digitale che quella. Ma io ho avuto la grande fortuna di lavorare con lei in numerose operazioni culturali, installazioni incorregnali, installazioni interattive. E questa conoscenza è stata davvero preziosa. Tu parli proprio di una sensibilità quasi antipodica rispetto a quella di Pinuccio. In realtà Maria è una sorta di antenna che ha saputo captare delle vibrazioni molto molto sottili inerenti proprio al poetico. In realtà il suo rapporto anche con Salvatore Cambosu, un grandissimo autore sardo, svela questo suo essere inserita nel bisogno di un ritmo. Una delle frasi più belle che gli dice: io tutta la vita ho cercato ritmi, e questo cercare ritmi è stato muovermi per ascoltare il suono del silenzio. Sembra una contraddizione, il suono del silenzio, cioè essere nel silenzio per captare la voce segreta delle cose, e tra cui lei è stata capace di captare la voce segreta della tessitura, dell'ario, del nodo. Se pensate che un'opera meravigliosa che lei ha fatto, che poi lei stessa dice: se avessi fatto solo quest'opera sarei stata felice, ha fatto negli anni 80 un'opera veramente profetica, ha legato tutto un paese, di Ulassai, coinvolgendo tutto il villaggio, legarsi uno all'altro con dei nodi, dei link, quasi una premonizione del villaggio globale della rete. E Ulassai era un villaggio dove c'erano delle faide sanguinosissime. Sì, e questo è stato anche un lavoro di sociale, nel senso che l'opera, lei dice, si è fatta come un miracolo, si è fatta da sé, è stata una partecipazione collettiva. Alla fine era, sono queste foto che poi sono state prese anche la Biennale di Venezia di Ferenc Guardini, meravigliose, dove ci si vedono questi nastri azzurri che si legano da una casa all'altra, creando una grande tessitura in cui a legarsi non erano più i nodi di un telaio, ma erano i nodi della vita. E poi tutta questa tensione con un free climber che scava questa montagna e porta all'ultimo lembo di questo nastro e lo spara con un raggio verso il cielo. Metaforicamente leghiamoci tutti quanti insieme in una tensione verso l'alto, una tensione ectonia, che parlavamo del discorso di andare verso l'alto. È vero, proprio happening, e poi addirittura nella storia sociale dell'arte adesso è stato storicizzato come uno degli episodi performativi che hanno danno una maggior traccia epocale italiana, quindi è stato da poco storicizzato. Però al di là del fatto di questa cosa c'era proprio già una visione, una premonizione, come i grandi artisti sono profetici in qualche modo, vedono al di là del nostro esilio, penso a Michelangelo Pira che già veniva la rete, o Maria Lai che intravedeva questa nostra interconnessione. Questo mi fa pensare. Adesso vorrei far vedere un filmato che abbiamo realizzato in computer animation in 2D. Tra l'altro, ecco, la cosa straordinaria di questa donna è che noi abbiamo realizzato un tappeto per la mostra di Terra Musica, che è stata una mostra che abbiamo portato in giro per il mondo sulla musica sarda. Abbiamo realizzato un tappeto di 7 metri che potevi suonare con dei sensori, e il design l'ha fatto Maria. Ecco, Maria era la classica persona che era sempre aperta ai nuovi linguaggi, avendo ovviamente dietro una grandissima preparazione. Lei ha studiato con Arturo Martini, poi mantenne il suo rapporto con Nicola, e continua ricerca e scambi in tutto il mondo, perché ha fatto una mostra bellissima in Giappone, adesso da poco a Berlino una retrospettiva
memorabile. Ha firmato l'opera per il Parlamento, l'unica italiana che 2 anni fa ha fatto questa opera enorme per il Parlamento, ma al di là delle attestazioni innumerevoli dal punto di vista internazionale, incredibile il suo atteggiamento, la sua capacità di lavoro. A 90 anni io ho assistito personalmente, avevamo allestito i set per fare questi presepi, lei ha fatto i presepi di pietra, di filo, di tessuto, tra l'altro ho trovato una pietra scolpita che si chiama l'opera di Pinuccio, infatti a Pinuccio gli ho detto hai guardato anche tu, ma in realtà io gli sto chiedendo, è un'ammirazione totale per me lì. Dentro questa cosa lì lavoravamo 10 ore di seguito, 90 anni ancora col martello che batteva, cioè io ho detto questa è animata da una potenza superiore, cioè un'antenna che ha una potenza creativa. Vi voglio far vedere questo filmato perché è un filmato, si chiama Tenendo per mano l'ombra, ed è un po' la metafora dell'identità. L'ombra è quella parte che noi in qualche modo ci portiamo sempre dietro, di cui non siamo consapevoli, e lei l'ha avuta come metafora dell'identità sarda, cioè del fatto che in qualche modo molti di noi l'hanno dovuta rifiutare. C'è stato un periodo in cui c'era un vero e proprio iato tra essere sardi e non volere questa ombra minacciosa. E in questa è usata una metafora che è una sorta di Faust. C'è la chiappa ombre, c'è questo mostro omologatore che cerca di catturare le ombre, quindi l'identità, promettendo leggerezza, la leggerezza di chi inconsapevolmente si muove in un mondo omologato, non più glocca, ma omologato, in cui perdi la tua identità. Quindi parte una piccola piada, quanto dura? Dura pochi minuti. Però è molto interessante. L'altra cosa è che porta avanti la storia con due fratelli, uno che cede l'ombra e uno che la tiene, e poi l'ombra rappresenta tenuta, rappresenta la fioritura della caduta. Lo abbiamo insieme. E poi dopo riprendiamo il filo Le musiche sono musiche originali di Romeo Scaccia, con l'orchestra Cantieri di Milano, che suona un po'. Thank you.
Le aule sono tante, una per ogni essere umano. Molti sono quelli che le rifiutano e le allontanano da sé. Dio insegue ombre, alla deriva con i fantasmi, le infilza, le ingabbia. Le manda a nutrire il buio di un dramma. Il concetto del semplice, che noi, io,
uomo metropolitano, noi abbiamo proprio tutto. Allora, tornando, c'è una data interessantissima, il discorso dell'ombra, il finale, l'ombra fiorisce, cioè quel dato di che anche la tradizione non può essere vista come un qualcosa di fermo, di statico, quindi c'è il domino che in qualche modo fugge quest'ombra e diventa lo spazio del viaggio. Questo viaggio però non è il nero, ma in qualche modo è un viaggio aperto a nuovi giardini e aperto al futuro. È molto forte questa visione della creatività dentro qualcosa che ti porti dietro come costitutivo, cioè quello che ricevi, cioè la tua ombra, ma al contempo la possibilità in questo spazio di fare lo spazio stesso del viaggio. E questo è fortissimo. Quello che io trovo straordinario. Questo dato è proprio... Nonostante questa nel di te che mi disarma sempre. Però c'è dentro filosofia... Non è così negativo. È questo rapporto con la materia. Cioè questo rapporto che ha con la cucitura, con la tessitura, con le stoffe. È veramente... Questo tra l'altro è un libro. È una delle peculiarità. Un libro cucito. Di Maria Laico ci permette di capire chi è e perché dentro questo complesso sacro, la tessitura, è stata veramente... anche molto gandhiana in questo, cioè, non so che di gandhiano, Gandhi, avete presente con il suo deraglietto, Maria Lai sempre ha avuto questa sua immagine. Ecco, torniamo al genocidio sardo con Francesco, perché qui il protagonista è Maria Lai, perché è scomparsa quest'anno e abbiamo pensato che era bello, doveroso lasciare evocarla, no? E, però mi interessa più te, cioè paradossalmente, Francesco non a caso poi è Maria Lai e grazie all'incontro con uno come Francesco che fa il papello interattivo, le poesie digitali, eccetera. Francesco sembra un ragazzino che è molto quarantenne, ci conosciamo da molto di tempo e insieme, e dico questo è importante perché quando parliamo di futuro digitale, non tanto per evocare William Gibson, uno scrittore di fantascienza, che dice il futuro è già qui e sono mal distribuito. Noi in questo paese il futuro l'abbiamo, e ieri grazie anche alla lezione mirabile di Michele ci siamo resi conto di come negli anni 60, in quella finestra tra il 60 e il 64, il nostro paese, grazie all'esperienza Olivetti, è stato veramente la punta di diamante del pianeta. Cioè, ci sono chiare delle condizioni straordinarie, non solo perché si era avanti, ma anche perché nel progetto etico e sociale, la linea politica sulle comunità, quasi come no? Cioè, tra l'approccio democristiano e quello comunista, c'era un approccio che era difficilmente definibile, e la definizione fu comunità, che riguarda molto questo senso naturale delle cose, riguarda molto il principio del genus loci, è qualcosa che riguarda l'equilibrio tra appartenenza e alterità, tra appartenenza e differenza, no? Essere inclusivi ma anche sapere essere radicati. Tornando a noi, ci siamo conosciuti con Francesco Casu in occasione di un progetto fatto a Cagliari nel 1994 è l'anno in cui nasce il web. Non c'era il web, c'era internet ma non c'era il web. Il web è una forma particolare. Abbiamo curato dentro la Biennale dell'Adolescenza, un progetto straordinario, oggi, cioè, sono uno dei noti, abbiamo parlato molto della contraddizione intergenerazionale, del fatto che sta saltando un patto tra generazioni. Allora si stava capendo e i termini nativi digitali non era ancora apparso all'orizzonte. Abbiamo curato io e lui il primo Media Lab fatto in Italia, si chiama Media Lab. C'era quello di Boston, in Italia nessuno aveva fatto un Media Lab nel 1994, e lì invitiamo anche Stefano Giovella, che poi dentro studia Azzurro, abbiamo creato. Ecco, Francesco quindi è di fatto da considerare un pioniere delle culture digitali in questo paese. Vorrei adesso, prima poi di aprire la finestra con Marco sull'enciclopedia mondiale della musica, un altro riferimento è che a Bomba interviene, potremmo dire, politicamente sulla necessità di quest'isola di sapersi valorizzare. Sapete, un mese fa, sì, poco più, un mese fa c'è stato un fortissimo dibattito politico all'interno dell'Unione Europea che ha preso, che ha come titolo l'eccezione culturale. E riguarda molto il mercato dell'audiovisivo. Sul modello statunitense, cioè, sono sorta
di gestione totale, di monopolio del sistema distributivo dell'audiovisivo da parte degli Stati Uniti e di tutti quei modelli conseguenti al sistema distributivo, di serie televisive e tutto il resto. I francesi e gli italiani hanno fatto staffetta, i francesi sono molto più forti, affermando l'eccezione culturale. Noi europei abbiamo un altro modo, non siamo in grado di giocare sullo stesso piano, perché è il discorso che è emerso anche con Solu ieri. Dal punto di vista globale la partita è persa, Google schiaccerà chiunque, però possiamo rivendicare delle particolari nicchie e mettere dei paletti facili riconoscere, perché a quel tavolo venga riconosciuta un'eccezione culturale. Ecco di quanto è importante riuscire a valorizzare. E la peculiarità italiana, torniamo al grosso. Ecco, tu hai fatto la curata a Berlino pochi giorni fa, poche settimane fa, una mostra senza film. Facciamo del video senza magari audio e commentiamo questa esperienza, perché di quanto è importante concepire interventi che abbiamo queste caratteristiche che non siano solo di promozione turistica, ma di espressione culturale su un video effettivo. Noi abbiamo creato un format dove potevi in qualche modo interagire con i territori della Sardegna attraverso l'olfatto, il gusto, perché c'è un cameriere che cambiava degli assaggi, però collegati a un racconto. Quindi un racconto in cui avevi una sorta di aura con dei diversi nodi sensoriali, per cui ad esempio partivi dal vento, sentivi il vento, dovevi toccare le canne sentivi l'eco del suono delle Laumeldas, poi toccavi le Laumeldas, avevi le Laumeldas, dalle Laumeldas avevi la festa avevi i petali della ramatura, avevi l'odore della barbagia, l'odore del criso, del timo, cioè avevi una esperienza in cui la connessione era il video sempre in tasca, no? Sì. Era il rapporto percettivo multisensoriale tra diversi elementi che avevi in questi tavoli percettivi e il racconto, quindi il racconto diventava un'esperienza in cui tu ti immergevi in un mare di sensazioni, in una sorta di link sensoriali e attraverso tutti questi frammenti facevi una sorta di viaggio immersivo nella Sardegna. Questa cosa per noi, credo, apparivano le icone, prendo tocca il sasso, diversi sassi, poi liscio, meno liscio, eccetera, eccetera. La cosa incredibile per me è che sperimentavo questa forma, perché avevo fatto sì delle installazioni, avevo fatto la lezione della BIP di Milano, avevo usato dei diffusori olfattivi, oppure, però le usavo pure la cura che avevo fatto una cosa sul pane con un registratore olfattivo. Però la cosa, la prima volta che trovo un format in qualche modo dove racconti il genio dolce di tutto un territorio, la cosa che colpì era la fila, perché noi eravamo a Potsdam Platz, di 400 persone in fila per fare l'installazione. Cioè la cosa mi ha sorpreso, evidentemente questa cosa colpiva, cioè funzionava, e poi vedevi Luigi che toccava, cioè, poi ti ho detto ma forse in Italia non mi funzionerebbe così bene. Loro erano attentissimi. E questo vedevo il passaggio alle canne, qui diciamo tutte le canne, le Laumeldas, il fiato continuo, per esempio anche questa cosa del fatto che le Laumeldas è uno strumento dove non c'è un inizio e una fine, ma non va così, poi se aumenti si sente qua le Laumeldas, cioè, così. Ah, ecco. Sì. Questo è un giovanotto tra i più promettenti di Andrea Tiglio. Qua per esempio si dicono ascolta, assolutamente. Per chi non lo sapesse, la Laumeldas ha una particolarità di non avere mai il respiro, cioè il continuo, loro non prendono mai fiato. Cioè, la respirazione è diretta circolare, cioè l'inspiro e l'espiro nella fusa, il mantice in questo caso è fatto diversamente. E poi il primo strumento polifonico del Mediterraneo, perché è attestato da un brontecco, quindi 2600 anni fa c'era già la polifonia, che ha tre canne che vengono suonate con armonia, uno su tum, una sorta di bordone, poi c'è la canna alla mediana, pippia, e poi c'è la mangosetta che fa appunto la melodia. Quindi i Beh, i nuragici sicuramente che c'è il brontetto, cioè il brontetto con le tre canne, che attesta la polifonia. Gli egiziani probabilmente con la ghoul, ma non arrivavano a due canne, probabilmente, però la polifonia è stata introdotta sicuramente dai nuragici con il brontetto. Passiamo così. E comunque la cosa interessante era che il genio dolce si racconta attraverso tutti i sensi. Il genio dolce non ha un unico linguaggio.
Il gigoslo ci racconti col gusto, con lo fatto, con la vista, col tatto. E questa cosa è vera, perché è vero che noi ci immergiamo nel territorio, lo percepiamo. Quindi mi ha suggerito anche l'idea stessa, sia in entrata che in uscita, sia quando raccontiamo fuori la Sardegna, sia quando qualcuno viene qua in Sardegna. Quindi la capacità che dicevi tu di fare esperire, cioè di raccontare, di saper raccontare un territorio, di fare esperire consapevolmente un territorio, in quel concetto tra virgolette di vendita giusta di un territorio. Cioè dell'experience, che è solo la fisica, cioè la turistica, ma del far fare esperienza, cioè le condizioni, sì. E l'interattività va in quella direzione. Abbiamo anche, siamo perfettamente, la cooperazione ce lo conferma, che l'interattività non è solo un cliccare su pulsanti, ma creare delle condizioni che accendano la percezione. La sì, ma anche nella linea della umanizzazione delle tecnologie, l'unica possibilità per cui queste tecnologie riprendano in qualche modo un percorso cognitivo di relazioni è l'aspetto della memoria, del fatto che tu in qualche modo attivi una percezione emozionale, quindi non è la tecnologia in sé, ma l'emozione che in qualche modo sottende quel linguaggio delle tecnologie è quello che porta in un altro tipo di percezione, questa è un po' l'idea. Un po' questo lavoro per noi, quando con Marco abbiamo fatto la mostra sulla musica, l'Italia della musica, è stato proprio il lavoro di rifar vivere un'esperienza, cioè stare nel cerchio del canto a tenore vuol dire percepirlo dall'interno con le quattro voci che ti attorniano, ed è ben altra emozione di avere uno schermo bidimensionale che ti dà un canto, che però è già nella logica dello spettacolo e non dell'esperienza. Giusto, Marco? Anche se la condizione dell'avvolgimento, di non trovarsi solo di fronte all'esecuzione, crea una condizione di forte compresenza, no? Che va al di là del prendere atto. Ecco Marco, abbiamo un po' aperto un ragionamento che ad ampio spettro, no? Cioè, di come la musica è forse una delle condizioni, la percezione sonora, diciamo, ma anche la musica come conseguenza culturale, che ci mette in relazione forte con il senso naturale delle cose. Poi è una formazione da antropologica, il rapporto con la musica non è da musicologica in senso stretto, è antropologica, quindi il tuo rapporto con la musica sarda va a cogliere, potremmo dire, gli aspetti matrici. Ecco, questo aspetto, questa condizione dell'ancestrale, che è proprio nel titolo che viene evocato, no? Quanto è forte e quanto è solo una suggestione? Quanto è reale questo dato dell'ancestralità dentro la cultura sarda, la musica sarda? Intanto, la mia formazione è da etnomusicologo, che in realtà è una disciplina che ha l'ambizione di stare proprio a cavallo, cioè è un'antropologia della musica, nel senso che il nostro approccio alle musiche è anche di tipo analitico, quindi di pochi musicologici, di analizziamo le strutture, di come questa varietà di musica di mondo funzionano, ma anche antropologico, perché cerchiamo di capire i significati e le ragioni per cui gli uomini fanno musica. Tu hai aperto questo intervento proprio con questa idea del citando l'importanza che per l'essere umano ha il suono organizzato alla musica. C'è un importante studioso per noi musicologi che era John Blake, che parlava della musica come universale, ma in realtà ne parlava nei termini in cui se ne parla anche in riferimento al linguaggio, no? Nel senso che il linguaggio è un universale umano, nel senso che tutti gli esseri umani, tutte le parti della terra, utilizzano il suono articolato per comunicare verbalmente. Sono però infinite le lingue del mondo, infinite non, ma sono tantissime. Ecco, allora, per l'approccio etnomusicologico alle musiche è uguale, noi consideriamo, e abbiamo un'attestazione del fatto che la musica è universale, nel senso che l'uomo è un essere biologicamente progettato per poter fare fluire musica. Il fatto che noi percepiamo frequenze, siamo in grado di emettere con il nostro apparato operatore, percepiamo con il nostro apparato cognitivo frequenze che sono al di sopra, al di sotto di quelle utilizzate nella fascia del parlato, significa che noi siamo progettati biologicamente per produrre dei suoni che sono diversi da quello del parlato. E questo è un universale, insomma, Blake diceva, noi è un music maker, noi è una macchina biologicamente pensata per fare musica, e in questo senso la musica è un universale umano. Però esattamente come la lingua, tantissime sono i prodotti musicali, le pratiche musicali, perché sono culturalmente connotate. Cioè, in questa cornice universale... ...sta condizionando la musica. Cioè, la musica può riuscire a esprimere, a tirar fuori una gamma, un potenziale umano ancora in estremo. Quindi siamo ancora nella fase sotto zero. Ma si vede semplicemente anche dalle funzioni, la musica, la società occidentale è...
principalmente direi finalizzata alla contemplazione estetica, se pensiamo alla grande arte della musica cotta, quando vado in un teatro a sentire l'opera di Mozart e Beethoven e ne contemplo la bellezza. Ha una funzione di intrattenimento, per cui la casalinga fa le faccende a casa ascoltando la musica, ha ancora nella società occidentale una funzione di favoreggiamento della motoria, per cui la musica viene anche utilizzata per ballare, alle discoteche, alle lezioni, perché in realtà se noi andiamo a vedere le varie tradizioni del mondo, la musica parte dalla sua funzione. Il rapporto col sacro è uno di questi, l'espressione di emotività, la vitalità e così via. C'è una condizione che va detto, io ho avuto la fortuna di studiare con Carpitella. Carpitella era l'etnomusicologo di bordo di Ernesto De Martino. Cioè negli anni 60, su commessa di Togliatti, De Martino in Italia sceglie due regioni, Salento e Barbagia. Sceglie una zona tattica, perché una parte delle Puglie viene sputtanata tanto, c'è tanto che lasciare, e in Sardegna ha scelto due territori dove, e qui torniamo e ti rilancio la domanda sull'ancestralità, sì, erano rimaste preservate delle matrici. Ecco, come potessi definire questa matrice della cultura sarda e perché è così importante all'interno? Peter Gabriel ha scelto il tenore Stipitio, no? Con i picchi, sì. Ha scelto i nostri picchi all'interno dei suoi progetti di world music. Ma guarda, io sono molto prudente su questo aspetto, no? Ho un approccio che tende a essere più contemporaneista, nel senso che le pratiche musicali della Sardegna, gran parte, hanno una comunità storica, che riconosciamo, che riconosciamo tanto come tradizione storica, ancora si sta lavorando, riusciamo a tornare indietro delle datazioni, e questo è innegabile. C'è però un altro aspetto, che queste musiche, in quanto musica tradizionale, si trasformano inevitabilmente. Insomma, il mito di immaginare che ciò che abbiamo sentito adesso con le orde fosse il suono che si sentiva 3.000 anni fa dai colori magici è un mito che funziona molto in Sardegna, funziona per i suonatori e così. Allora, la continuità delle pratiche, il fatto che il bronzetto che citava Francesco è innegabilmente uno strumento tricamo a carri rivalicati, quindi a testa della comunità storica, questo va tutto bene. Non dobbiamo immaginare che ciò che si sentiamo oggi nella tradizione sarda siano, fossero i suoni che c'erano negli anni fa. C'è qualcuno, qualcuno qui che non ha mai sentito i tenores, tu dubbi i tenores sardi, tu mi chiedi? Ci fai ascoltare? No, perché altrimenti non si capisce. Io sono invece in contraltare, capisco e condivido solo fino a un certo punto il percorso di Marco. Penso che in questo tratto, ora vediamo se è il tratto giusto, dei tenores o di Ditti o di Orgoto, ce ne stanno diversi di Orgoto, c'è qualcosa di talmente non antico di più che ci fa riflettere. Io associo le vocalità dei tenores veramente ai canti monguli, perché c'è la stessa matrice che quella pastorale, che sono uomini che hanno imparato a cantare ascoltando le pecore. Beh, Enzo che ha usato la colonna sonora prima di accettare le istituzioni. Ma ci siete unite? Il pezzo più arcaico, cioè, lo faccio dei cartelli giusto. Ma no, ma è vero che Ah!
proprio il registro, in quella dimensione. Io ho fatto l'esperienza di stare al centro, prima lo so, al cerchio. Cerchio, io sono stato al centro, cioè mi assicuro che è una roba. Cioè, la funzione è una cosa. Fisicamente ti. Chi l'ha fatto? È un privilegio, non a tutti. No, non fa. Di conoscere il tenore sudanese. Mi ricordo la musicista francese del Renéo Bli, che fu messo dentro il tenore, e uscì fuori dal cerchio. Ringraziandomi come segnalo sono arrivato $1 milioni e disse ho conosciuto vibrazioni che non sapevo esistere. È indescrivibile. È il mio primo dei musicisti più interessanti. Comunque interessante già il rapporto del ministro della poesia, la metrica, cioè loro si danno il tempo attraverso il metro, quindi è molto vicino alla quasi al canto medico, darsi il metro attraverso il verso, cioè, ciao, che è quella che canta. Dai, la voce importante, la OC è quella che canta di versi, con il verso, con il piede del verso, del ritmo al canto. Questo è già un qualcosa che ci porta molto lontano. Sì, guardi, io rivendico l'idea della straordinarietà di ciò che è culturalmente ordinario il nostro ciclo, perché veramente cioè, il rischio di fronte a queste cose è sempre più il punto dell'esotismo, perché ciò che per noi è culturalmente lontano ci affascina, ci sembra straordinario, giustamente, dal nostro punto di vista, tutta l'antropologia e la musicologia gioca su questa idea di relativismi culturali, di etnocentrismi. Allora, questo che a noi affascina, paradossalmente, questi strati di cultura di cui parlava Cinese, di cui non mi piace, noi siamo qui nell'Occidente, siamo in Italia, ma in realtà esistono classi egemoniche, classi subalterne, diceva Cinese, livelli diversi all'interno della stessa società che sono portatrici di culture diverse. E questa che nasce come la cultura pastorale della Sardegna centrale ha delle specificità culturali che sono differenti, da cui quando dico noi che in realtà sono sardo, ma insomma considero questa cultura in parte lontana dallo sardo urbano, in parte lontana dalla musica. E ripeto, ciò che per me è straordinario, che ha sicuramente, ripeto, una continuità storica, in parte documentabile, in parte incredibile, ma che è straordinaria secondo me per la contemporaneità. A me affascina molto di più non immaginare in orari che utilizzassero queste voci culturali che probabilmente lo utilizzavano, ma il fatto che ci siano oggi tantissimi ragazzini negli ultimi 10 anni, c'è un crescendo impressionante, tantissimi ragazzini in circa 60 paesi della Sardegna in cui questa pratica è diffusa, che oggi scelgono non di ascoltare Vasco Rossi e Tiziano Ferro, ma pensano che la musica migliore per esprimersi, per esprimere se stessi, per esprimere la propria identità individuale e collettiva di comunità, perché la parola ha un'identità che è specifica di paese, a differenza della serie che invece non c'è, e che decidono di esprimere questo attraverso questo comunicato. Allora veramente io quando mi capo, insomma, il nostro lavoro di etnografia, di ricerca sul campo, di stare tra la gente, quando parli con i 15 anni di Orgoso, che hanno una passione folle, che conoscono tutte le registrazioni, e si esprime attraverso questo canto, per me è molto più straordinario almeno quanto il fascio di immaginare che suoni simili ci possono avere. Sai quanto questo non esiste? E sai, sapete quanto questo sia un'eccezione? Solo Sardegna e Salento, grazie a quel lavoro fatto allora, rappresentano questo modello. La notte della Taranta a Melpignano ha come protagonisti agli adolescenti che non vanno solo ai concerti pop, parlano la pizzica salentina ed è proprio dentro il loro codice di comportamento, così in Sardegna, incredibilmente, nel senso che noi non è che in Toscana, nel Lazio, in Romagna, in Piemonte trovi un rapporto così forte con la valenza di tradizioni. Quindi vuol dire, è un successo. Posso fare una piccola esperienza personale per riportare un attimo il discorso di quello che stavo dicendo, sul fatto anche di un certo valore simbolico che forse i giovani stanno percependo. Io ho appunto incontrato il tenore di Bitti in un'occasione, in maniera del tutto ingenua, perché li vedevo cantare loro cantano in circolo che si tengono sotto braccio, e pensavo che fosse un fatto più che altro tecnico proprio per riuscire a produrre questo, ma qui stupidamente, ingenuamente, dicono: ma perché vi tenete così forte, no? E state in questa... e lui mi guardò con questi occhi questo è il segno della fratellanza. Allora, cioè, evidentemente questo tipo di esperienza non hanno solo
non hanno solo, diciamo così, hanno una forte simbologia e che probabilmente in certi casi colpisce e tiene viva la tradizione, speriamo che le giovani in questo caso. Io volevo dire che la cosa più sorprendente è stata adesso che ci sono gli americani che cambiano fenomeno, è stato sì. Un gruppo che era giusto, ma sì, a proposito della rete, quattro ragazzi americani che si sono, uno di loro ha scoperto in Georgia, quindi cantava le prefine georgiane, un altro bellissima tradizione europea, quelli che è tradizione orale, ha conosciuto e parlato attraverso un video su YouTube dei Terror TV. E hanno trovato altri quattro amici, hanno imparato a cantare, hanno iniziato a fare dei concerti lì. Quindi YouTube come? Sì, ma poi si sono esiste un progetto che si chiama Kickstarter, se non sì. Molto utilizzato negli Stati Uniti, in cui uno propone un proprio progetto attraverso un video, e cerca dei finanziatori. E loro hanno trovato alla fine $6,500 per pagarsi il viaggio per fare un mese in Sardegna, sono stati qua 2 mesi fa. Sì. E hanno girato l'isola, incontrato cantori che l'abbiamo invitato in persona. E a proposito dell'importanza del luogo, il loro primo commento quando abbiamo andato in conservatore è stato: noi ci occupiamo di questo da 4 anni, conosciamo tutte le registrazioni che circolano su internet, eccetera. Però sono arrivati e sono andati a San Lusatta, che è una delle feste più importanti di vita, di questa casella annunziata. E loro ci hanno detto: abbiamo imparato più in un pomeriggio a Bibbia la festa che non in 3 anni la casa, la casa, ma non c'è un problema di fonia, cioè nel senso che quel tipo di suono mi sembra che forse non sia tanto imperibile da chi non è. Ecco, guarda, ecco, ci andiamo su questa questione. Il santo della miottide. Allora, è una tecnica che va presa. È fondamentale per cantare tenore, almeno nelle 2 parti in basso, anzi in realtà il tenore ha quattro parti, è una musica a 4 parti e 4 voci, nel senso che 4 voci, 4 cantori eseguono 4 linee melodiche diverse in 4 parti, non c'è il raddoppio delle parti. E tutte e quattro hanno 4 tecniche di emissione vocale che sono differenti. Le 2 gravi, basso e contra, sono quelle che utilizzano la tecnica culturale, anche se sono differenti. Poi voce e mezza voce, che sono doghe e mezzo che sono voci acute, non utilizzano male. Le 2 più gravi appunto sono delle gambe abbastanza complesse che richiedono una preparazione che sono indispensabili. Chi si avvicina a cantatenore, vuole cantatenore, deve imparare quella tecnica. Sono però in realtà delle possibilità di emissione del suono che il nostro apparato operatorio consente. Per cui sono molto particolari, sono uniche nel Mediterraneo, non sono uniche al mondo. Il caso più noto è quello che dicevi tu, delle difonie della Mongolia, di Tuba, insomma di quest'area della Centro Asia, ma non sono le uniche. Si canta con tecniche culturali che sono tradizioni del Sudafrica. Anche quelle sono eseguibili, cioè esatto. Canta con uno delle, purtroppo non ce l'ho, più interessanti sono le donne inuit, gli inuit sono gli eschimesi, quelli che comunemente conosciamo come gli eschimesi, che stanno in Alaska. Le donne inuit fanno un gioco che si chiama Kataya, che è un gioco in cui le donne, che sa bene cosa che sarebbe, perché si utilizza la voce culturale. Allora, qual è il discorso? È una delle tante possibilità che il nostro apparato operatorio consente, che richiedono un training, una preparazione, e però nelle varie parti, anche questa è una cosa che piace tanto ai cantori che sente dire, ma che è un po' sfatata, nelle varie parti del mondo in cui è presente, come dire, vale per tutti gli eventi culturali, cioè tutti gli eventi nascono per poligenesi o per diffusionismo, no? Ci sono cose che nascono in un luogo e sono nate lì, poi da lì si diffondono. Sappiamo che il blues è nato da una parte del mondo, da lì si è diffuso, esistono casi di progeni, cioè fenomeni simili che nascono in diverse parti del mondo senza incontrarsi e conoscersi con l'altro. Allora, per questo fenomeno qui, io gli studi propendiamo per la progeni, cioè ipotizzare storicamente dei contatti storici e culturali tra i centroasiatici, i sardi e le donne eschimesi della Lasta, ovviamente è incredibile. Per cui la chiave interpretativa è che, ripeto, siamo esseri umani, tutti abbiamo un apparato operatorio e esplorandolo possiamo fare una grande quantità di suoni. Il metro stato ci ha insegnato per fare le diverse culture composte da uomini che sono universalmente capaci di creare musica esplorano queste capacità del apparato operatorio in maniera diversa e uno produce i suoi esiti. Per cui queste analogie formali non ci devono far pensare. Francesco, l'informazione complessiva sull'operazione ce lo vediamo utilizzare la musica, brevemente. Abbiamo ancora 10 minuti, quanto abbiamo? Cioè, abbiamo iniziato a girarlo. Sì, perché però poi ce la vediamo dopo. Quindi corrispondono a 5 minuti. 19.24, 19.30 se diciamo. Abbiamo iniziato a 19. Beh, comunque dai, diamoci 7-8 minuti. Ma cosa?
lo sforzo maggiore è stato quello di concepire un'opera enciclopedica, nel senso che volevamo, l'editore ci ha invitato in qualche modo in un tempo record, che abbiamo fatto quest'opera in 9 mesi, in un parto, perché avevamo più di 30 persone che scrivevano, fotografie originali, riprese originali in studio, registrazioni con l'autore speciale di Locco che in studio. Quindi l'idea era quella di fotografare oggi la musica sarda, oggi, con ovviamente una lettura e un'interpretazione alla luce di quelli che sono gli studi più, diciamo, più odierni sulla musica, ma anche dare un'interfaccia di agevole utilizzo per l'utente. Quindi abbiamo fatto dei volumi con la guida all'ascolto, con la possibilità di avere la traduzione in italiano, in sardo, e avere tutta una serie di strumenti per entrare dentro, per non essere in qualche modo autoreferenziali, sia dal punto di vista etnomusicologico che dal punto di vista poi anche poetico, perché non ricordiamo che la musica sarda è legata al tema della poesia strettamente. E quindi insieme con Marco abbiamo messo un team che è riuscito, di sardi e non sardi, che bisogna dire che competenze le abbiamo cercate dove c'erano, c'erano molti bravissimi autori sardi, ma anche per esempio Lotta Giacobbe a lavorare alla Sorbonne, e un musicologo internazionale. Volevamo, diciamo, in qualche modo avere i due registri, divulgativo ma anche seriamente scientifico. Questo è un po' stato insomma. Ecco Marco, per andare a chiudere, abbiamo sì. Quindi l'ultima. E quindi diciamo, una chiave era questa. Scegliamo tanto male un altro frammento, un'altra pagina. Sì, vi faccio vedere una parte del volume, un secondo, poi sì. Chiudere con un video. Appunto, la chiave era questa, contemporaneità, scientifici, seriamente scientifici ma divulgativi. Per esempio, ti faccio vedere, questa è una delle tante sezioni che si chiama La voce dei cantori. L'idea era di creare una polifonia di voci in cui avessero la possibilità di parlare anche i protagonisti. E questi protagonisti li abbiamo scelti per meriti ma anche per generazioni. Un modo per dare il segnale che, come dicevo prima, queste pratiche sono pratiche vive, allora, queste sono la serie in cui questi bei ritratti, che trattano i protagonisti, che si raccontano in prima persona. Allora, abbiamo scelto una canzone cantata nella fine del 32, come abbiamo detto prima, di ottobre, il pian piano cantore di un'attività, e Daniele Possello, il leader del tecnologico di Bitti, due persone di mezza età, che conosciamo il lume, Franco Davoli, di Orgoso, e due giovani, per dare l'idea dei tanti giovani che sono presenti in questo momento. L'altro punto innovativo è che il libro si interfaccia in maniera significativa con i prodotti multimediali di 11 e 5. Non è semplicemente un libro a cui ha affiancato un disco, ma questi dialogano tra loro. Lo fanno nel libro, in queste sezioni qua, in cui i brani uno per uno vengono analizzati, con dei sistemi grafici che sono intuitivi, che sono queste barre del tempo che scorrono, con le varie indicazioni, i colori, i punti particolari, che ti danno informazioni che sono che a 2 minuti e 18 succede una certa cosa, e quindi tu puoi guardare il DVD con un ascolto attento al dettaglio. L'idea era facciamo ascoltare queste musiche come lo farebbero gli appassionati competenti, e tutto questo si collega appunto a dei DVD. Abbiamo visto quello del tema, che sono delle robe, no, sono fatto in ore Luis Santi, poi andiamo a chiudere che purtroppo c'è un incontro adesso in programma. Thank you.
sentiva un fatto, io penso quindi per concludere l'appuntamento, è che quando cerchiamo di mettere in azione l'innovazione culturale con la dimensione tradizionale, se non addirittura ancestrale, mi piace, non mi voglio solo compiacere di questa ancestralità, ma penso che sia importante rendersi conto che la tradizione è, da una parte, qualcosa che viene trasferita e quindi viene tradita. Cioè, potremmo dire che quasi dentro l'etno di tradizione c'è il suo tradimento. Tutte le volte che viene trasferita è come nel travaso del vino, accade comunque qualcosa. Un po' si perde, c'è un'ossigenazione che cambia il vino stesso quando lo travasa. Quindi il vino si trasforma con i passaggi, la tradizione si trasforma. È proprio come dire, è un dato socio-biologico, ma come che sociologico è fatto. È una componente biologica, organica. Il senso naturale delle cose è il trasferimento delle eredità culturali, perché se non può rimanere prima a se stessa. Ecco, io penso che anche la nostra operazione di visione rete, tentare questa interazione debba essere un'indicazione strategica. Vedremo se ci riusciremo in prospettiva a far incontrare magari la confraternita con altri elementi, non solo musicali, io troverei proprio importanti incontrarli, perché li consideriamo tutti il genus loci di Castelsardo. In questo suono c'è un'identità forte. Bene, chiudiamo, vi ringraziamo per l'attenzione, ci rincontro.